Il buon Piero Fassino, che vidi tempo fa dal vivo, pensate che avrebbe sventurato di recente il cedolino, facendo sapere che, diciamo così, quello che ognuno di loro signor politici, riceve ogni mese sarebbe di circa 4.718 euro al mese. Va bene? È una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d'oro, così avrebbe detto il buon Piero Fassino. A proposito, anche sul del consuntivo 2022 e bilancio 2023 di Monte Citorio, va bene? E diciamo quindi che lo stesso Fassino avrebbe voluto mettere, secondo me, nero su bianco il suo punto di vista, barra sua opinione, a proposito di chi pensa che i parlamentari guadagnino cifre stellari. Beh, io però mi sento di rispondere a Piero Fassino, lo stimo, lo apprezzo non poco, dicendo, beh, 4.000 e fischi euro, secondo me è una cifra molto buona, molto elevata. Basta considerare che ci sono operai generici che stanno a 20 metri d'altezza, stanno nei cantieri, sudano, oppure persone che addirittura fanno le strisce pedonali, che con questo caso è chiamiamola una situazione terribile, devastante, che prendono circa 1.000 euro, 1.100 euro al mese. Bene. Ecco, invece magari un politico, un parlamentare che comunque svolge un altro tipo di lavoro che è meno impegnativo secondo me rispetto a chi sta in impalcatura, rispetto a chi sta in un cantiere, rispetto a chi sta sotto un sole cocente a riparare le strisce pedonali, o meglio la segnaletica stradale, beh, vedo c'è una simmetria a livello economico. Va bene, cioè, in teoria, secondo me, mia opinione, l'operaio generico dovrebbe prendere 4.800 euro, un politico dovrebbe prendere, se no, secondo me, 1.500 euro. Mia opinione, sia ben chiaro. Io stimo e apprezzo ovviamente Piero Fassino perché erano nulla contro di lui, anzi, mi chiesero informazioni tempo addietro, io gliela diedi usando la mia voce. Va bene? Ciao dal vostro narrato italiano di YouTube Italia, fate quello che pensate, pensate ciò che volete, io ho espresso il mio punto di vista. Ciao.